Il decreto legge numero 24 approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa in materia di disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo. Le nuove regole stabilite dal decreto valgono a partire dal 1 aprile, e cioè proprio con la cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo prossimo. A proposito delle disposizioni relative alla scuola, il decreto legge 24 parla di regole valide fino alla fine dell'anno scolastico, e cioè fino al 31 agosto. Per quanto riguarda le mascherine, resta ancora l'obbligo di utilizzare almeno quelle di tipo chirurgico. Ovviamente chi lo desidera potrà indossare anche le FFP2. Sui mezzi di trasporto pubblico e su quelli scolastici si dovranno invece usare obbligatoriamente le mascherine del tipo FFP2, ma solo fino al 30 aprile. L'obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno per tutto il personale scolastico. In ogni caso, il decreto ribadisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Il personale docente ed educativo non vaccinato dovrà essere utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e quindi non potrà entrare in classe. Una buona notizia per gli alunni riguarda le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Saranno di nuovo possibili sempre a partire dal 1 aprile. Nelle scuole dell'infanzia le attività didattiche possono proseguire anche in presenza di 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione. Ma per i bambini con più di 6 anni e per i docenti è previsto in tal caso l'utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Stessa regola per le scuole primarie e secondarie, i cui alunni in isolamento per infezione da Covid, su richiesta della famiglia, potranno seguire l'attività scolastica in DAD. Per quanto riguarda infine il cosiddetto organico Covid, resta fermo quanto stabilito dal precedente decreto legge del 21 marzo. È prorogato fino alla fine delle lezioni, comunque non oltre il 15 giugno. Nelle scuole dell'infanzia invece il termine è fissato al 30 giugno, ma solo per il personale docente. Di tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.